Andrea, oggi non ci sono scuse, ho preso la bilancia che tra l'altro è fantastica, ma soprattutto ho un pacco. Tu come stai innanzitutto? Io sto bene, quella lì è la bilancia per le scarpe o per altro? Il bilancino. No, alla fine serve per capire se ci azzecchi, perché questo è un pacco che ci è appena arrivato, in realtà è arrivato qualche giorno fa, io te lo lancio e come al solito mi devi dire di che marchio si tratta, di che scarpa si tratta, quanto pesa e poi mi devi raccontare le caratteristiche. Sei pronto? Quanto pesa il sacchetto o la scarpa? Beh, quello vedi tu, però secondo me sei molto evasivo e nel caso specifico ho portato appositamente la bilancia con delle scritte molto molto grandi. Va bene, no, però ci vedo, le scritte potevano essere anche più piccole. Alla fine sono un po' preoccupato perché siamo lontanissimi. Tanto guarda, se lo lanci male sono io che lo devo prendere. Vai, allora adesso procedo, 3, 2, 1, go! Per fortuna che non facciamo recensioni di piatti o bicchieri. Eh no, effettivamente era troppo difficile, avevo paura. Ma secondo te? Sembra che pesino. Sembra che pesino? Un po'. Secondo me questa scarpa la riconosci dalla tomaia e dal battistrada. No, il battistrada. Battistrada che... Sì, dai, non è la Nimbus, quindi è una Cumulus. È una Cumulus, hai azzeccato al primo tentativo, complimenti. Però di solito alcuni pezzi li taglio, perché in modo tale che tu poi non faccia questa figura, che comunque è molto difficile. Bravo, la puoi guardare. Che non faccio questa figura quale? Oggi l'ho indovinata al primo colpo. Oggi l'hai indovinata al primo tentativo. Battistrada è praticamente lo stesso della Nimbus. Il Blast, bello morbido anche lui. Ha questo pezzettino qua che sembra quasi come se volesse avere un po' più di... No, la gomma sembra la stessa, però sembra che voglia avere un po' più di supporto, anche perché qua il supporto mediale nell'intersuola non c'è più e quindi credo che... almeno credo che non ci sia più, quindi credo che sia lì la parte che non fa pronare. Ascolta, provatela un secondo, poi dopo facciamo mente locale e cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche di questa scarpa, sapendo che comunque l'abbiamo pensata in modo tale che tu la stia guardando come se fosse un podista qualunque, di un posto qualunque, tu la stia guardando in un negozio e devi decidere in 30 secondi se comprarla senza dover necessariamente avere la possibilità di chiedere a qualcuno. Mi alzo un attimo. Allora Andrea, secondo te stesso numero come calzata dovrebbe essere il mio numero, l'altra, le Nimbus 24 erano il tuo numero, stesso numero o mezzo numero in più? Allora, ho su una calza abbastanza grossa. Devo dirti che mi sta comoda anche questa, essendo però una scarpa da lento andrei comunque dello stesso numero, quindi non il numero di meno, che andrebbe bene lo stesso, ma stesso numero solito. Sì, quindi se fosse stato 9,5 avresti preso 9,5. Sì. Va bene, ascolta, facciamo una cosa, 2 minuti di pausa, ci rivediamo tra poco e poi decidiamo a chi è data questa scarpa. Dai, tra pochissimo, intanto io me la spulcio un po'. Ciao. Non abbiamo detto il peso. Andrea, allora, secondo me questa scarpa, le Cumulus 24, sono abbastanza cambiate rispetto al modello precedente. Cosa ne pensi? Sì, sono molto cambiate. Ci stavamo chiedendo se... Qua c'è scritto FF Blast come intersuola. Forse la parte sopra, non lo so, ma l'abbiamo tocchicciata con... Abbiamo tocchicciato la schiuma qui e quella della Nimbus e sembrano uguali, quindi di là c'era scritto FF Blast Plus e qua invece è solo FF Blast. Bisogna, vabbè, dopo te ti guardi un attimino le, come si dice, tutte le caratteristiche tecniche, ma mi sembrano l'intersuola morbida uguale, al piede un attimino più duretta, ma niente di che, anzi quasi potrebbe essere che la scarpa è nuova rispetto a una scarpa usata. Ripetiamo che comunque questa non è una recensione, è soltanto una prima impressione.
appena usciti dal negozio, nel nostro negozio c'è pure il coniglio, però alla fine secondo me sono comunque davvero interessanti. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista e che sensazioni ti hanno dato? Tomaia classica, comoda, bella anche da vedere, resistente e molto imbottita. Diciamo che per una scarpa da lento direi che è ottima. Ottima perché, forse te l'avevo anche già detto, ti dà proprio l'idea di una scarpa da riposo, quindi è super così. Invece ho notato che la linguetta rispetto a quella delle Nimbus 24 è diversa e più paffuta e mi chiedevo, secondo te questo potrebbe essere un bene oppure secondo te invece un problema? Allora, diciamo che la linguetta della Nimbus 24 mi era piaciuta, ma preferisco queste qua classiche comunque. Queste qua classiche che non danno grossi problemi. Ripeto, quella della Nimbus non mi aveva dato nessun problema, però con queste qua si va sempre sul sicuro. Anche perché se allacci più stretta la scarpa non rischi che ti diano problemi al dorso del piede. A livello di intersuola hai già detto che comunque ti sembra più morbida rispetto al modello precedente, anche se non c'è il plus, ma che sensazioni ti ha dato nella camminata qui in giardino? Ah, ti ripeto, sono proprio in dubbio che non sia plus, secondo me non lo chiameranno più plus, lo chiamano FF Blast e basta. Mi è sembrata davvero morbida e credo quindi anche reattiva. Adesso non è che ci abbiamo corso chissà quanto, anzi, dopo la recensione possiamo dirlo. Credo che sia comunque più reattiva rispetto alla Nimbus 24 perché è quel pelo più rigida che gli dà un po' più di reattività. Invece vedo che hai tolto la soletta, una soletta comunque molto premium anche in questo caso. Secondo te si può inserire il plantare, come l'hai vista? Vabbè, assolutamente qua il plantare si può mettere. Stavo guardando la solettina, morbidina anche lei, guarda, ti tocco anche il tallone, la conchiglia dietro, bella, bella imbottita e c'è la conchiglia. Invece Andrea, a livello di battistrada, come l'hai vista? Beh, non mi sembra diversa rispetto, come geometria, rispetto a quella dell'anno scorso. Che sensazioni hai avuto e secondo te quanto potrà durare questa battistrada? Devo dirti che non è che sono spento, ma la sto guardando con molto interesse perché è sicuramente carina da vedere, ma sembra che ci siano un po' di novità e mi stanno lasciando perplesso, però nella parte bella del termine. No, guarda, il battistrada non è intagliatissimo, ma non ha mai dato problemi. Ha una forma un po' strana, molto sembra le onde del mare, diciamo. Quindi non ha delle intagliature pesanti, ha queste parti qua dove c'è il bianco che sono belle scanalate, diciamo. Non ha mai dato problemi e credo che grazie a questa geometria qui non dia nessun problema sulla pista bianca. Sull'asfalto invece mi sembrano super. A livello di impressione vedo che è una scarpa flessibile. Domani o nei prossimi giorni faremo la recensione delle scarpe più flessibili, l'avrei inserita volentieri ma non ce l'avevamo. Cosa ne pensi e in quali condizioni utilizzeresti questa Cumulus 24? Guarda, è una scarpa sicuramente per le corse lente, forse qualche corsa un pochino più svelta rispetto alla Nimbus 24, sicuramente è una scarpa per atleti che reputano la Nimbus troppo pesante, quindi se la Nimbus la dovessimo sponsorizzare per chi pesa sopra i 75 kg, questa qua è una scarpa per chi pesa sotto i 75 kg, contando che dovrebbe costare anche di meno di listino e non è male per niente. L'ultima domanda che ti pongo è, secondo te, a livello di utilizzo del podista amatore, in che condizioni le utilizzeresti? La corsa di tutti i giorni, quelle dove non faccio pista o anche nel riscaldamento prepista, e la utilizzerei anche per i lunghissimi tranquillamente. Quindi diciamo tutte le corse lente.
corse svelte, diciamo, se sono un atleta che corre dai 5.30 ai 4.30, quindi 4.15 massimo. Sotto conoscevo solo Pasquale Selvarolo che usava le Nimbus per fare i lavori anche, ha detto un po' esagerato, però vabbè, lui corre sotto i 3 al chilometro facilmente, vabbè. Invece Andrea, ho visto che a livello di morbidezza la scarpa è leggermente più morbida. Ieri, paradossalmente, poi non si sa quando esce questo video, mi è stato chiesto come mai le aziende hanno deciso di andare verso scarpe più morbide, cosa ne pensi? Sinceramente non lo so, però sono contento. Quando ero giovane mi piacevano tanto le scarpe secche, soprattutto per fare le gare. Adesso devo dire che sto amando tanto le scarpe morbide anche per fare le gare, perché sono riuscito con le mescole soffiate ad avere un bel ritorno, il vero ritorno di energia che decantavo nei tempi, e comunque tanta protezione, quindi farei fatica a ritornare con una scarpa un po' più dura e comunque meno reattiva, perché si diceva sì, è dura e reattiva, ma mi rendo conto che con le mescole nuove sono morbide, reattive e comode, quindi stiamo a livello successivo. Devo capire per gli amici pronatori, perché questa qua secondo me comunque per i lievi pronatori va bene lo stesso, però non ha il supportino mediale come aveva la Nimbus 24. Poi nei prossimi giorni vedremo assolutamente i pregi e i difetti di questa scarpa. Secondo me la valutazione iniziale, almeno al negozio di Massi e Andrea, è assolutamente positiva. Grazie Andrea, stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima, noi nel frattempo andiamo a berci un coffee che serve anche per fare ulteriori recensioni. A parte gli scherzi dei coffee, Max mi ha detto che la prossima scarpa la prendiamo con i coffee, quindi se ce ne offrite qualcuno siamo solamente più che felici, anche perché come dico sempre alla fine sta diventando un servizio per la comunità, anzi tutti quando ci fermano ci ringraziano per il servizio, quindi ormai è una community e quindi se ci supportate noi siamo solamente ben felici.